Eccoci, nuova puntata di A Tutto Campo. Siamo in un momento delicato sia dal punto di vista ovviamente sportivo sia dal punto di vista anche di quello che accadrà con questa asta che secondo quanto ha dichiarato uno dei curatori viene anticipata a metà aprile, proprio nel momento in cui l'Arezzo ha questo tour de force con 10 partite sostanzialmente in 40 giorni e tutti gli impegni, insomma, soprattutto i prossimi abbastanza difficili. Poi bisogna ragionare ovviamente in un'ottica lunga, perché con la penalizzazione, le due penalizzazioni in arrivo, è chiaro che lo scenario che si delinea comunque è quello dei play-out, e sarà quello poi l'appuntamento da non fallire in particolare. Io intanto vado a salutare il vice allenatore dell'Arezzo, Elvis Abruscato, buonasera e bentornato. Buonasera. E poi il collega Roberto Gennari, buonasera, grazie, bentornato anche a te. Allora, Elvis, per tanti motivi la gara con il Gavorrano era, insomma, anche per le difficoltà di assenti e via dicendo, era una gara, insomma, complicata. Gavorrano, che tra l'altro sta andando bene anche in questo girone di ritorno, è vero che in casa non aveva mai vinto, fuori casa non aveva mai vinto, però aveva fatto 13 punti in questo girone di ritorno. E quindi, certo, il pubblico magari si attendeva qualcosa di più, però alla fine la squadra, la partita ci ha provato a farla, no? Nonostante le difficoltà. Sì, la partita abbiamo assolutamente provato a farla. Venivamo da una partita con la Viterbese dove abbiamo raccolto meno sicuramente di quello che abbiamo prodotto. Col Gavorrano era molto importante. Molto importante che a livello mentale, che a livello di mentalità dassimo veramente un segnale, perché è troppo importante queste partite non perderle, anche in virtù sicuramente delle assenze, ma a parere dello staff abbiamo visto una squadra che nonostante le assenze ha cercato di, insomma, si è responsabilizzata e ha fatto una buona prestazione contro una squadra che è venuta qua sinceramente a cercare il punto. Tra l'altro, infatti, anche il direttore generale Betrilli era rimasto un po' deluso, perché voleva che il Gavorrano ne approfittasse maggiormente, no? Anche col fatto che l'Arezzo in difesa aveva tre terzini, che poi Luciani ha fatto una partitona, sì. E lo stesso Semprini non ha fatto assolutamente rimpiangere chi mancava. Infatti, esatto. Sì. Ecco. Però insomma è chiaro che il momento non era neanche scontato, credo, Elvis, perché comunque quando stai fermo un mese più in questa situazione, tu hai poi ovviamente hai fatto anche una grande carriera e sai, no, quello che può accadere anche mentalmente, involontariamente, no, in un giocatore che sta fermo in una situazione di questo, sì, tipo. Sì, la partita è, nella partita comunque ci sono delle tensioni, delle pressioni che vanno continuamente allenate. Non allenandole, purtroppo per un mese qualcosa abbiamo perso. La dimostrazione lo è stato con la partita con la Viterbese, che seppur abbiamo i primi quarto d'ora, se eravamo 2-0, per noi non poteva dire niente a nessuno. Dopo il primo gol e anche dopo il secondo gol della Viterbese c'è stata poca reazione, ma sicuramente era perché, proprio per recuperare queste energie nervose che hanno bisogno di allenamento, era troppo importante che la partita col Gavorrano davamo questo tipo di impressione di solidità. Ecco, chiaramente quello che l'Arezzo adesso deve ritrovare, il gol, no? Perché chiaramente Moscardelli è tanta roba, ma anche l'anno scorso, se tu toglievi in un'ottima squadra, ovviamente era un'altra musica, un altro discorso, però toglievi comunque Moscardelli anche l'anno scorso, l'impatto era notevole, quindi perderlo in questa situazione è ancora più notevole. Come sì, si può sopperire anche mentalmente avere Moscardelli anche per i compagni? Allora, no? Tecnicamente non si sopperisce, non si sopperisce. Nel senso che, senza nulla voler togliere agli altri attaccanti in rosa dell'Arezzo, cioè, vabbè, abbiamo Cutolo che è tecnicamente un ottimo giocatore, anche se non è mai stato un giocatore da 20-25 gol l'anno, però va anche detto che l'Arezzo ha incontrato due delle peggiori avversarie che gli potevano capitare da quando ha ripreso: la Viterbese, perché è in corsa ancora per il salto di categoria, e il Gavorrano, perché
Allora, il Gavorrano è venuto a fare una partita dove io ho visto 85 minuti, 90, con 11 uomini dietro la linea della palla, e questo penso che l'abbiamo visto tutti. E è venuto veramente a fare proprio il più tipico dei catenacci che si potessero vedere. In realtà poi l'Arezzo è con queste squadre qui che ha sempre un po' stentato tutto l'anno a segnare, perché comunque la poca produzione offensiva era già iniziata anche un po' nelle partite precedenti, questo lungo stop, e l'Arezzo fatica molto con le squadre che si chiudono, fatica ancora di più ovviamente assente Moscardelli. Perché? Perché evidentemente Moscardelli è quello che ha la giocata, che ha il numero e che ti può risolvere la partita, se non facendo gol lui direttamente, magari creandoti una superiorità numerica, creandoti comunque un'occasione pericolosa. E non c'era lui, e questo si è visto non tanto sì, anche nel numero di occasioni prodotte, perché poi l'Arezzo ha avuto due palle gol sostanzialmente, però si è visto che l'Arezzo ha difficoltà ad attaccare chi si chiude a riccio. Io credo che il problema tecnico, più che l'assenza di Moscardelli, sia una scarsa propensione al gol dei centrocampisti, che in questa fase potrebbero veramente dare una mano. Mancano i gol dei centrocampisti, sì, un po'. Beh, sai, quando le squadre si chiudono è molto più facile per un centrocampista sfruttare l'inserimento, magari il tiro da fuori, e cercare, provare. Sicuramente è una cosa sulla quale noi stiamo lavorando tanto, perché abbiamo centrocampisti comunque con capacità di tiro, anche di inserimento in area, anche perché con Curtis, con Lulli, con Cenetti, con Benucci, tutti i giocatori con foglia, tutti i giocatori che, anche con lo stesso Roberto Criscuolo, tutti i giocatori che hanno tiro, è un fatto di crederci e di aggredire la palla quando tutte sulle seconde palle, nel momento in cui l'avversario viene fuori, è un fatto di mentalità. Su questo stiamo cercando tanto di lavorare, perché effettivamente quando ti marcano i tuoi attaccanti, e non abbiamo in questo momento l'attaccante principe che è Moscardelli, ma avendo solo Cutolo, quando la maggior parte delle squadre ci incontrano, comunque ci chiudono i giocatori principali, giustamente è normale che devi assolutamente lavorare con gli altri componenti della squadra per cercare di fare gol. Allora, risentiamo anche alcune dichiarazioni di Pavanel, poi Vetrilli, che diciamo puntualizza, no, su quella che era stata, erano state un po' di polemiche che erano state fatte, e anche la risposta di Sabatini. L'Arezzo torna a giocare in casa dopo un mese e mezzo contro il Gavorrano. Pavanel è costretto a mandare in campo una formazione inedita con centrali tre terzini, Sempreni al debutto con Luciani e Sabatino, Moscardelli in tribuna dopo l'infortunio, in avanti Cutolo e Di Nardo. La partita è piuttosto scialba, una parata per tempo di Falcone e Perisan, e così finisce come all'andata, senza gol, sotto gli occhi dell'imprenditore La Scala e di Ermanno Pieroni, tra gli artefici del salvataggio amaranto. Ora inizia il tour de force con 10 partite in 40 giorni, a cominciare da quella di giovedì con il Propiacenza. Sinceramente sono contento, ci è mancato l'acuto, era una partita difficile contro una squadra molto, molto arroccata, e abbiamo avuto un sacco di defezioni, quindi c'erano tanti punti interrogativi. Semprini e Luciani hanno fatto molto bene nel terzetto dietro, quindi quello sono molto contento. C'è stato uno spazio anche per Lulli, abbiamo dato una possibilità a Mazzarani. Davanti abbiamo alternato tutti gli attaccanti tranne Campagna, quindi stiamo provando a dare spazio a tutti per trovare delle soluzioni che ci aiutino a trovare una zampata vincente. Ci vogliono delle qualità per trovare il gol, però onestamente ho rivisto un Arezzo combattivo dal primo all'ultimo minuto, e questa è una cosa molto importante. Era ovvio, per noi era fondamentale vincere, e anche comunque non importante non perdere uno scontro diretto. Abbiamo fatto rispetto a ci siamo presentati con le condizioni veramente di grande emergenza, e abbiamo fatto una partita tosta, quindi questa è una cosa molto positiva. Ho visto dei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, qualcun altro è un po' più indietro. Per vincere queste gare devi avere 15 giocatori tutti al top. In questo momento noi dobbiamo essere tutti al top per fare risultato, altrimenti fai fatica, e quindi quando strappi un pareggio è sicuramente una cosa sempre da prendere con un lato positivo.
la gara del Gavorrano è stata totalmente difensiva, quindi per noi fare qualche tiro in più, ecco, era mancato forse un po' di peso lì davanti. È mancato la stoccata, ci abbiamo provato poi con regolanti, però la partita già si era già messa in una maniera difficile, quando poi si chiudono così diventa. Nel primo tempo invece qualche spazio l'avevamo trovato in più. Di Nardo finché ha retto ha fatto bene, cioè ha retto bene l'impatto, nelle conclusioni ci vuole più cattiveria, lì deve diventare un giocatore vero, però ha delle, essendo un 98, ha delle enormi potenzialità. Massima solidarietà verso la città che si è stretta intorno alla propria squadra raccogliendo una cifra importante per far sì che fosse concesso l'esercizio provvisorio. La nostra rimostranza era soltanto relativa a questa decisione del presidente Gravina, che non riteniamo giusta, ma non c'è nulla contro l'Arezzo, avremmo preso la stessa posizione anche se fosse stata la Giana piuttosto che la Carrarese o un'altra squadra del girone. Quindi mi piace puntualizzare e chiudere questa polemica, ma credo che l'atteggiamento della città di Arezzo e l'atteggiamento del pubblico aretino siano state la meglio risposta a quelle che erano state le polemiche dei giorni scorsi. Noi dobbiamo fare punti, perché comunque c'è una penalizzazione in arrivo e ci porterà indietro. Purtroppo su questo non è colpa nostra, la colpa è di chi è venuto qui a fare queste comparse, queste pagliacciate napoletane, siciliane, non lo so nemmeno come definirle. Quindi ci ha costretto a lottare fino alla fine. E noi lì dentro nello spogliatoio ce lo diciamo sempre, abbiamo l'obiettivo di fare stare zitti chi è venuto qui a cercare di toglierci questo sogno. Allora, l'abbiamo ribattezzato Sandro, ma si chiama ovviamente Sergio Sabatino. Dobbiamo dire che comunque i tifosi, a parte l'ironia, non hanno assolutamente calcato la mano da una parte, e il Gavorrano, insomma, di dichiarazioni anche signorili, nel senso che dice nulla contro l'Arezzo, l'avremmo fatto anche se fosse capitato a qualsiasi altra società. Diciamo che a volte bisogna mettersi anche nei panni degli altri, perché se una cosa del genere fosse capitata a noi, che ne so, l'anno scorso quando l'Arezzo era secondo, fosse capitato all'Alessandria prima, no? È chiaro che ovviamente avremmo reagito forse in modo diverso. È chiaro che poi da tifosi ovviamente si ragiona in un altro modo. Allora, ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo. Seconda parte di A Tutto Campo, andiamo a salutare Ermanno Pieroni che è collegato con noi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, partiamo subito da, ecco, la valutazione della partita di sabato. Abbiamo letto qualche intervista in cui c'era forse un messaggio alla squadra, no? A questo punto no, un po' tutta la città pretende il 100%, è una squadra che può esprimersi ancora meglio nonostante le difficoltà? Lo confermo, intanto dal primo cittadino, dal sindaco, ai tifosi, agli imprenditori, tutta la città si è mossa in soccorso dell'Arezzo perché potesse ripartire. Già un primo passo è stato fatto con il versamento del famoso bimestre gennaio-febbraio degli stipendi dei calciatori. Stiamo lavorando per dare certezze anche alla curatela fallimentare, perché l'esercizio provvisorio possa essere concluso da qui al 30 giugno, il che significa, tradotto in termini pratici, che i calciatori avranno garantito tutto quello che loro fino a qualche tempo fa purtroppo era per loro un dubbio, perché sono stati vittime di raggiri continui, di chiare mancate promesse, quindi hanno tante giustificazioni a loro favore. Però adesso è arrivato il momento che, visto che ci sono persone, una città intera, che sta facendo l'impossibile perché l'Arezzo non solo è ripartito, ma deve arrivare al traguardo, cioè ci deve arrivare il Lega Pro, che è l'obiettivo sul quale poi i nuovi investitori faranno dei programmi certi per creare un Arezzo molto diverso, più serio, basato anche su giovani, ma anche con delle prospettive di un programma triennale che può riportare anche a grandi livelli l'Arezzo. Quindi la prima base è quella di cercare di salvare la categoria. Ritornando alla partita, ho visto sicuramente un miglioramento rispetto alla gara di Viterbo. Ripeto, a favore di questi ragazzi, che tra l'altro io ho sempre dichiarato ho la totale stima, perché sono ragazzi che hanno dimostrato di avere delle grandi qualità morali,
nonostante le continue prese in giro. Adesso però che vengono garantiti loro di tutto quell'aspetto del calcio professionistico, cioè quelli che sono i loro compensi, loro, ma soprattutto io mi rivolgo a quelli che possono dare quel qualcosa in più, quelli che hanno esperienza, che hanno qualità tecniche, che devono guidare i giovani a raggiungere questo obiettivo. E secondo me, come la città sta dando il 100%, il 110% lo deve dare la squadra. Soprattutto anche, lo aggiungiamo noi, magari anche chi è arrivato a gennaio e che magari adesso ha qualche opportunità, no? Io non faccio distinzioni, nel senso che mi sto interessando da un po' di tempo alle sorti dell'Arezzo, sono stato un po' chiamato in causa da tanti amici aretini, l'ho fatto con grande piacere perché ho un ricordo positivo, molto positivo, dei miei 2 anni trascorsi ad Arezzo. E quindi ho dato questo contributo di passione, di impegno, di queste conoscenze. Quindi voglio dire, noi vogliamo garantire a questi ragazzi che sicuramente avranno la possibilità, una volta che salvano l'Arezzo e si riparte dal Lega Pro, avranno la possibilità di continuare in un programma serio. Quindi questo è un messaggio che vale per tutti coloro che vogliono fare calcio a certi livelli. Quindi bisogna dare qualcosa in più. Si è visto già sabato che la squadra, per carità, nonostante tante assenze, è riuscita a portare in porto il risultato, anzi speravo fino all'ultimo, magari quando premeva l'Arezzo, visto che Gavorrano poi non era poi così questa squadra spauracchio che qualcuno temeva la vigilia, speravano il gol che ci poteva dare questi 3 punti, soprattutto serviva a loro, non solo la classifica dell'Arezzo ma anche al morale della squadra, no? È stato fatto un primo passettino, io posso solo dire che sia l'allenatore sia lo staff tecnico e questi calciatori meritano tutto rispetto alla città, però adesso è anche il momento che devono dare qualcosa in più e loro lo sanno, secondo me, perché facendo calcio non è che io dico eresie. E ti sta ascoltando anche Elvis Abruscato, che è qui con noi. Condividi, Elvis, questo dare qualcosa in più? Buonasera direttore. Buonasera Elvis, ciao, è un piacere salutarti. Grazie. No, condivido pienamente, anche perché insomma quando hai lo stimolo e la prospettiva di un programma importante per gli anni futuri, quello basta per raggiungere quelli che sono quello che è l'obiettivo primario, che è la salvezza, attraverso sicuramente i play-out, però quella è la mentalità e quello che stiamo cercando di costruire per ottenere il meglio che abbiamo davanti. Ecco direttore, una squadra che in gran parte, no, era stata costruita sicuramente per altri obiettivi, magari quello dei playoff, poi diciamo per ragioni, cioè per noi calcisticamente incomprensibili, è stata in parte smantellata con Innesti, che insomma poi lo dirà alla fine del campionato. Ecco, qual è il bilancio? Diciamo che hanno lasciato un po' perplessi. Comunque sia nel complesso era una squadra comunque abituata a un diverso tipo di classifica. Ecco, questa può essere una difficoltà, cioè calarsi, tra l'altro dopo oltre un mese di stop, in un contesto molto diverso? Beh, se parliamo del mese di stop, sicuramente. Perché le energie psicofisiche, il clima alla partita, i 90 minuti nelle gambe, sono tutte cose che sicuramente a questa squadra mancavano, ma soprattutto sottolineerei l'aspetto mentale, perché sono stati bravi, Elvis è lì, faccio i complimenti anche a Pavanel, perché sicuramente per me non avranno mai parlato di calcio, quindi io conosco bene il calcio. In queste situazioni i calciatori, giustamente, non avendo poi un interlocutore, la società, perché non è mai esistita la società in questi ultimi 3 mesi, è ovvio che si rivolgessero ai loro allenatori. Quindi da questo punto di vista ribadisco che ho grande stima non solo dello staff tecnico ma anche dei calciatori, di tutti coloro che sono scesi in campo e che, nonostante che potevano liberarsi a gennaio, vediamo di sottolineare anche questo, perché c'erano i presupposti della messa in mora, sono rimasti perché la città ha voluto che questa squadra potesse andare avanti, ci siamo riusciti. E chiedere qualcosa in più penso che non sia tanto, cioè io credo che già gente per bene, moralmente a posto, sicuramente non c'è bisogno manco che gli inviti miei o di altri, sicuramente lo faranno loro, quindi io confido sicuramente nell'impegno di tutti, sono convinto che questa squadra migliorerà
di partita in partita, ritornerà a quella che era prima, soprattutto una volta che avrà recuperato anche le tante assenze importanti che purtroppo anche domenica si sono manifestate, e si arriverà a un traguardo che è quello che una intera città sogna, perché onestamente è stato già fatto un mezzo miracolo per quella che era la situazione dell'Arezzo. Adesso bisogna continuare sull'entusiasmo. Basta vedere quello che hanno fatto gli sportivi domenica, che hanno incitato la squadra. Io sono stato 2 anni ad Arezzo, tanto calore non è che l'avevo notato in tantissime altre occasioni. Che significa? Che questi ragazzi che si sono anche sobbarcati aspetti economici, magari pagando e mettendo dei soldi per far sì che Orgoglio Amaranto non riuscisse a fare questa sottoscrizione. Io dico, ci sono state delle cose molto positive. Complimenti, ripeto, a tutta la città, al sindaco in primis, che l'ingegner Ghinelli io l'ho frequentato parecchio in questi ultimi periodi, l'ho visto veramente in prima linea, quindi ecco, sarebbe una soddisfazione di tutti raggiungere il traguardo. Ecco, si è parlato, no, di questa asta che dovrebbe essere anticipata a metà aprile, avete parlato anche di un'offerta irrevocabile, ecco, proprio da un punto di vista procedurale, voi come state lavorando magari per appunto essere pronti al momento giusto? Allora, diamo per scontato e diamo atto in primis al Tribunale di Arezzo e successivamente ai curatori fallimentari che, nel rispetto ovviamente di quella che è la legge, che sono le regole, hanno avuto un occhio di riguardo verso la città che chiedeva questo esercizio provvisorio. Per completare l'esercizio provvisorio ci sono dei passaggi importanti. Il primo, che tutela indirettamente anche coloro che mettono soldi, gli investitori, anche i famosi 372.000 euro che sono stati già versati, cioè c'è la possibilità, ovviamente in tempi tecnici anche ragionevoli e anche rapidi. Questa è la proposta e l'idea che è scaturita da un incontro che abbiamo avuto con i due correttori fallimentari a Roma giovedì scorso, di fare una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda Arezzo, non del titolo sportivo, perché quello poi lo concede la federazione. Allora, per fare questo serve in primis che cosa? Che si costituisca la società, una nuova società, una NewCo che possa sicuramente avere delle persone credibili, serie, che abbiano l'avallo del giudice delegato del Tribunale di Arezzo, dei curatori fallimentari, delle istituzioni, quindi del sindaco, e che possa accogliere, diciamo, un po' questo fardello economico da qui a giugno. Si deve fare in tempi brevi, speriamo di riuscire, perché c'è anche la Pasqua, diciamo massimo 2 settimane dovremo fare questa proposta e dare delle garanzie alla curatela fallimentare, anche perché la legge lo impone. Ho capito. Quindi insomma potrebbe esserci questo scenario. E il vostro gruppo sta dialogando anche con l'altro gruppo che in passato, diciamo, aveva cercato, che è quello dove c'è anche Nario Cardini, per capirci, c'è un dialogo in corso? Ma intanto credo che è giusto dare la priorità agli imprenditori arezzini, alcuni se ne sono già avvicinati, sabato abbiamo avuto un incontro dal sindaco, altri mi auguro che lo possano fare, anche, diciamo, questo gruppo che voi citate, noi abbiamo avuto possibilità di metterci seduto a tavolino, stiamo valutando, perché qui stiamo parlando di persone che si impegnano anche all'acquisizione di quote sociali, non tanto soltanto quello che molte aziende arezzine, complimenti a loro, hanno sottoscritto in termini di pubblicità, quindi con fatture pubblicitarie. In alcuni casi ci sono persone che sono disposte a entrare nella compagine sociale, quindi c'è da costituire una SRL, c'è da distribuire delle quote sociali. In tutto questo, se la stragrande maggioranza, data la priorità in assoluto all'1% di Orgoglio Amaranto, che va sicuramente rispettato, se sono tanti aretini, secondo me molto meglio, perché quando si parla sempre di gente da fuori, magari la gente guarda con sospetto. Non nascondo però che, da come siamo partiti, al di là di Giorgio Lacava, noi abbiamo anche altre 2 o 3 persone che teniamo come paracadute, perché nel caso non si riuscisse a acquisire questo 100%, entrerebbero sicuramente in pista per completare l'opera. Grazie Ermanno Piegoni, a presto. A voi, ciao Elvis, buona serata. Buona ciao. Serata direttore, buona serata. Torniamo subito. Ultima parte di A Tutto Campo. Allora, volevo far commentare a Roberto le parole che abbiamo sentito di Ermanno Piegoni. Mi sembra, così a naso, a pelle, una strada
forse anche gli stessi curatori forse si trovano un po' il lavoro un po' sulla, cioè se davvero ci sono queste risorse alla fine toglierebbero una bella gatta da pelare anche a questi curatori fallimentari, no? Beh, io penso che sia il motivo per cui eventualmente avrebbero deciso di anticipare l'asta, per avere capitali freschi e poter così concludere, diciamo così, degnamente il percorso che porterà alla, alla dissoluzione dell'attuale, dell'attuale società del, dell'Arezzo. È chiaro che i passi sono tanti, sono quelli che ha detto Ermanno Pieroni e non solo, perché poi quando si parla di una Newco bisogna anche considerare un fattore non secondario che è quello della rosa, perché una nuova società ovviamente non avrebbe diritto su nessuno dei, degli attuali componenti de, dell'Arezzo, che va ricordato, l'hai detto giustamente anche te, è una squadra con dei valori morali che ce l'ha dimostrati nel corso di tutto quest'anno, ma anche tecnici, perché insomma al di là di tutte le vicissitudini che ci sono state, io rimango dell'idea che sia una rosa per questo girone A di Serie C assolutamente in grado di competere per le prime posizioni, non per le ultime. Poi è andata come è andata, è inutile piangere sul latte versato, però ecco, quando si parla di nuovo, di nuova società dell'Arezzo Calcio, bisogna mettere in conto anche che bisogna ripartire da zero. Ma su questo io forse l'aspetto che mi ritengo meno preoccupato, perché Pieroni è uomo di calcio non da oggi e quindi insomma ad Arezzo l'abbiamo anche già visto, quindi allestire squadre di ottimo livello non mi preoccupa tanto quello, però ecco, è un altro punto dove bisogna mettere dei capitali. Voi non vi eravate incrociati, vero, con Pieroni? Arrivò l'anno dopo che tu eri andato via qui a Arezzo? No, no. Vi siete incrociati? Sì, ah, sì. Vi siete incrociati, ricordo male, quindi l'hai avuto anche come direttore. Sì, sì, che, ecco, è una persona che ti dà fiducia come possibile, forse, perché poi lui aveva detto che non avrebbe avuto ruoli diretti, però chiaro, insomma, ma almeno come voglio vedere se poi la società gli propone un ruolo. Ecco, una, può essere la persona giusta come ripartenza, diciamo, dal punto di vista tecnico. Beh, è un uomo di calcio, un uomo che sa parlare di calcio, che ha esperienza e l'ha dimostrato. Bisogna, nel calcio bisogna, è molto semplice, bisogna guardare sempre il curriculum, quindi alla fine parla il curriculum, parla l'almanacco e i numeri sono assolutamente a suo favore, quindi sicuramente lui ha molto, molto nel cuore Arezzo, lo sta dimostrando, e credo che insomma la sua presenza, come la presenza di uomini che si sta circondando, insomma il direttore, sono persone che vogliono e hanno veramente fare molto bene in questa piazza. Ho sentito prima Sabatino che parlava di, le ha definite, no, le sceneggiate, no, per diciamo descrivere tutto quello che è accaduto. Ti erano mai capitati nella tua carriera anche da giocatore di incontrare personaggi di questo tipo, o diciamo è stata la prima volta che ti sei imbattuto nel calcio, no, in soggetti tipo quelli che, ecco, a più riprese si sono presentati qua? No, io ho fatto calcio, il calcio quello, insomma, quello vero, e quello buono, no, non mi è mai capitato, però ho fatto tutta esperienza. Sì. Per evitarli in futuro, no? No, perché invece no, bisogna, si impara da tutti, si impara anche da quelli che tutti reputano dei, insomma, li reputano peggiori, perché poi sai come evitarli, sai come parlarci, relazionarti, perché oggi non penso che ci siano situazioni di calcio felici e pulite, certo. Quindi è un ambiente, oggi il calcio, che sta diventando sempre più difficile, sempre meno limpido, le poche società che fanno le cose limpidamente emergono, si vede. Bisognerebbe quindi anche un po', come dire, riscrivere le regole, oppure ci sono talmente delle situazioni che sono forse anche fatte talmente bene che qualunque regola ci sia e riescono comunque purtroppo a evitarla o... Le regole diventano importanti quando non si applicano sono tante regole, siamo riempiti di regole noi qua ma non si applicano. Secondo me la forza e la bellezza del calcio è costruire
uno staff, un organigramma importante, societario, tecnico e settore giovanile, con persone integre, con persone che hanno passione, con persone che hanno competenze, conoscenze, e i frutti si vedono, sono inevitabili. Comunque questa storia, come dici tu, mi vuoi dire qualcosa di minimo? Volevo aggiungere una cosa a quello che si diceva a proposito delle regole. Mi sembra di vedere oramai sempre in modo più lampante come la struttura dei campionati professionistici in Italia è stata rivista, ma non a fondo quanto avrebbe dovuto. Io penso ad esempio al calcio inglese, dove i primi 4 o 5 livelli, se non sbaglio, addirittura sono tutti a girone unico. Penso al fatto che per esempio anche in Francia non c'è una Serie C a gironi. Penso alla strutturazione di questa Serie C con gironi in verticale, con costi secondo me anche insensati, su cui si potrebbe intervenire. È poco sostenibile una Serie A a 20 squadre, lo vediamo dal livello tecnico della Serie A, figuriamoci una Serie C a 60 o 57 come adesso. Insomma, questa è una cosa che meriterebbe una riflessione ai piani molto più alti, e chissà se la faranno mai. Intanto il buon Camilli non si smentisce mai, perché è saltato Sottili a Viterbo, il nuovo allenatore è Gianni Chedda, e dunque Sottili è un po' particolare, no? Perché arriva lì e no? Qui va magari, cioè, forse con l'Arezzo, nel senso lì la stagione era riuscito a finirla bene o male, purtroppo male. E in questo caso ovviamente lì con Camilli devi sempre aspettarti, perché poi la Viterbese aveva vinto, è chiaro, la sconfitta è pesante con il Livorno, perché in caso di vittoria della Viterbese probabilmente si riapriva tutto il discorso, anche primo posto forse. E perdere così 3-1, evidentemente Camilli non ha gradito, a cui però dobbiamo fare i complimenti, perché l'Arezzo l'ha accolto credo molto bene, no? Camilli a Viterbo, sì, no? Quindi, insomma, sì. Su quelle figure a me mi affascinano, non sono un allenatore, però mi affascinano anche questi presidenti così un po' padroni. Zamparini. Tipo questi. Ti piacciono dei presidenti così? Molto. Ce ne sono rimasti pochi, forse il problema è questo. Sì, se non altro puoi dire che sicuramente uno che ha la passione del calcio non è uno che guarda solo al freddo dato numerico, perché effettivamente con tutto quello che si può dire anche di Sottili, insomma, io... È un po' stato un fulmine a ciel sereno, un esonero. Era nell'aria. Era nell'aria. Però... C'erano già stati dei. Vabbè, con Camilli più o meno è nell'aria della prima giornata. Però la Viterbese noi non l'abbiamo vista molto bene. Cioè, nel senso che è una squadra che sì, è sicuramente una buona squadra. Non è una squadra da prime posizioni, quindi secondo me il lavoro di Sottili è stato sottovalutato. È chiaro che quando c'è uno scontro diretto si magari pensava di vincerlo e poter riaguantare i giochi. Sì. Tra l'altro non è stato l'unico esonero, perché è stato esonerato anche l'allenatore del Pisa, Pazienza, con Petrone che arriva al suo posto, insomma, le panchine che anche stanno ballando. Era nell'aria anche questo. Sì, questo forse anche di più. Sì, decisamente, che poi il Pisa ha avuto un'involuzione. Questa è una squadra che poi dovremmo affrontare, c'è il derby col Siena, quindi abbiamo un finale anche che va oltre la classifica, però la partita col Siena no, è una gara diciamo fuori classifica, almeno per l'Arezzo forse, ma per il Siena ovviamente no. Vabbè, anche su quello non lo so. Non lo sai, dici? Non lo so. Pensi no, che... perché sai, ora uno si fa un po' condizionare da quello che sono stati gli ultimi 10-15 anni dell'Arezzo e gli ultimi 10-15 anni del Siena. Però insomma, la rivalità è sentita anche di là, quello sì. È abbastanza. No, dico, per loro è più un affare di classifica, per noi è più un affare di campanile, ecco. Sì, però insomma, quando abbiamo fatto 6 punti contro di loro, visto che non è che l'hanno presa benissimo, al di là della classifica. Elvis, è chiaro che con la penalizzazione che arriverà, le due penalizzazioni, lo scenario che si apre è quello chiaramente dei play-out, però conterà la posizione comunque in cui questi playout diciamo ci si arriverà, conta il fatto del Prato, cioè di non arrivare ultimi, perché questo potrebbe complicare molto anche la disputa dei playout. E poi c'è un terzo aspetto, forse, che è un po' come la squadra che sa già di essere nei playoff e dice tanto no, mi preparo già per i playoff, perché poi è il miglior modo per arrivarci male, no? Come, sì, abbiamo visto, quindi, con Sottili per l'appunto. Quindi
come si gestiscono anche dal punto di vista, ecco, di preparazione tecnico queste partite? Ah, ma non c'è niente da gestire. Sì. Nel calcio non si può gestire niente, cioè puoi gestire cosa? Lo spogliatoio, le risorse, sì, in quel senso, umane sicuramente, la gestione dei giocatori dal 3 al 21 aprile nella quale facciamo 6 partite, e, puoi gestire questo, l'ambiente, puoi gestire insomma tutte queste cose che devono essere positive e portare sempre la squadra ad un'alta autostima che non va nella presunzione ma che rimane sempre nella sobrietà, e tutte cose che servono poi a costruire la vittoria, perché poi noi sabato dopo sabato, martedì dopo martedì perché adesso abbiamo un Tour de Force, noi dobbiamo pensare a vincere, non possiamo fare discorsi di gestione di partita. È vero che andiamo contro il Propiacenza, una squadra sicuramente difficile da affrontare, una squadra che ha cambiato tante cose e sta giocando bene, e noi non dobbiamo perdere assolutamente, dobbiamo dare continuità di risultato, continuità di rendimento e continuare a dimostrare che vogliamo salvarci con le unghie e con i denti, non dimenticando che noi comunque nell'arco dell'annata abbiamo sempre espresso un buon gioco, che in questo momento deve essere sintetizzato nel cercare di fare gol, di cercare di ottimizzare quello che sono le nostre conclusioni, perché noi a livello di conclusione siamo una squadra che lasciamo Gavorrano, che non abbiamo concluso molto in porta, ma con Viterbese e la partita precedente abbiamo concluso molto in porta, abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo insomma creato. Quindi detto questo, adesso abbiamo 9 finali e non possiamo fare ragionamenti né di gestioni fisiche o meno, perché tutti sanno che possono essere partecipi a questo miracolo, a questa annata che noi in primis come staff vogliamo portare a termine, perché è come una vittoria di un campionato questa, per quello che abbiamo passato, e poi per i giocatori è un, secondo me, porta ai giocatori molto lustro, perché sia come valori morali sia come valori tecnici, salvarsi dopo una situazione del genere non è facile, quindi io auguro poi dopo ai ragazzi, a chi rimane, chi va via, insomma, di continuare a fare questo, quello che stanno facendo fino ad oggi. Tu da giocatore avresti scioperato nella stessa situazione? No, io da giocatore a dicembre avevo già sicuramente... E che già andato via? Sì. Ecco. No, andato via avrei fatto sicuramente del casino. Sì, no, cioè. Non è una questione di morale, è proprio di etica. Di etica. Ecco, e al di là di hai svolto questo ruolo ovviamente in un anno molto particolare, no? Però per te è un percorso anche di crescita, no? Da allenatore del Giovanni della Birretti, adesso vice allenatore, a questo punto al di là di come finirà l'anno prossimo, ti piacerebbe, ecco, partire, ecco, allenare una prima squadra? Ma sicuramente mi sento sicuramente pronto da quel punto di vista, anche perché questa annata a parte il bagaglio di un'esperienza che vale secondo me 10 anni come per quello che abbiamo vissuto fuori dal campo verde, ma all'interno del campo verde è stata altrettanto un'annata molto bella, perché a livello tecnico mi sono molto divertito, col mister Pavan mi sono molto divertito, sono molto cresciuto, ci siamo molto amalgamati molto bene. Non c'è mai stato un avversario che ci ha sorpreso a livello tattico durante una partita, difficilmente abbiamo, adesso non voglio dirlo, però è raro che un avversario ci faccia qualche mossa o comunque venga a prenderci in una maniera che non abbiamo già studiato, preventivato, e la metodologia di allenamento, tutte cose che da quel punto di vista sono molto molto soddisfatto e mi reputo pronto, ma non con la presunzione di dire sono convinto che andrà bene al 100%, sempre con il dubbio, certo. Perché è un lavoro questo che devi sempre avere dei dubbi, non puoi avere delle certezze.
Grazie di cuore a Elvis Abruscato anche per l'impegno, e tutti però parlano molto bene di te, anche questa crescita, anche gli addetti ai lavori, quindi vuol dire che ecco, queste cose che hai vissuto da fuori, sì, da dentro si sono viste anche fuori. Grazie a Roberto Gennari, ci rivediamo dopo Pasqua. Buona serata.